Amici di Focus Sottostante, ben ritrovati come sempre con il nostro appuntamento di inizio settimana che ci permette di vedere un po' da vicino come sono impostati i principali listini azionari e anche per mettere in campo delle strategie e soprattutto delle chiavi di lettura per impostare, insomma, questa settimana borsistica che rimane sempre ricca di appuntamenti, non solo dati macroeconomici provenienti soprattutto in America. Ci sarà la BCE che parlerà in questa settimana, sullo sfondo, come sempre, la stagione delle trimestrali, quel secondo quarter 2022, ormai entrato a pieno regime. Sono finite, ecco, permettetemi la parentesi, sono finite quest'oggi con i dati Goldman Sachs e di Bank of America, il quadro dal punto di vista dei principali titoli finanziari bancari americani. Si entrerà piano piano nel vivo di quello che poi sono i titoli prevalentemente del comparto tech, anche per vedere lo stato di salute di un comparto che è quello che è stato sicuramente più penalizzato dalle vendite. Domani, oltre Johnson & Johnson e Novartis, ci saranno i dati relativi a Netflix. Invece, mercoledì, occhi puntati a Tesla. Giovedì sarà il caso di AT&T, Snapchat e Nokia. Venerdì, Verizon, American Express e soprattutto Twitter. Nel vivo del comparto grow si entrerà però settimana prossima ancora con Microsoft, Apple, insomma tutti i colossi del settore tecnologico. Allora, come sempre, andiamo a vedere. Intanto stiamo a metà seduta, abbiamo atteso l'apertura dei listini statunitensi che stanno girando tutti in territorio positivo, da più 1% del Dow Jones. Nasdaq, che ha leggermente perso terreno da quando ci siamo connessi, stavamo a oltre un punto percentuale, siamo scivolati a più 0,76%, la stessa performance anche per lo SPUR. Andiamo a vedere anche in Europa, più 1,5% di recupero per il FTSE MIB, Eurostoxx più 1% percentuale, CAC 40 più 1,14%, DAX sempre un po' fanalino di coda per il vecchio continente, più 0,65%, occhi puntati soprattutto a metà settimana, crisi politica in Italia. Per il momento il FTSE MIB ha recuperato terreno dopo quel meno 5,5% di giovedì scorso after market, proprio mentre il presidente Draghi si recava dal presidente Mattarella. Abbiamo recuperato tutto il terreno perso, quindi non solo quel passaggio dopo le 5:30 fatto di venerdì pomeriggio, serata, seduta di venerdì di parziale recupero. Oggi abbiamo recuperato tutte le posizioni. Vediamo, insomma, come reagiranno gli operatori a un movimento che, insomma, tutti si aspettano, ovviamente negativo, e insomma bisognerà testare sinceramente come il mercato poi reagirà dopo di fatto la decisione del Parlamento che avverrà a seguito delle comunicazioni che renderà alle aule il presidente Draghi. Quindi attenzione soprattutto a quest'altro importante driver, come se non ce ne fossero abbastanza. Allora, andiamo a vedere prima di tutto il calendario economico. Occhi puntati soprattutto ai dati macroeconomici, non ce ne sono tantissime come nelle scorse occasioni, ma sicuramente importanti per rilevanza. Nuove richieste di disoccupazione nella giornata del 21 luglio. Il 20 luglio, richieste di ipoteche, PMI manifatturiero nella giornata del 22, vendite di case esistenti sempre il 20 luglio, insomma, anche qui sempre dati per, come dire, testare lo stato di salute dell'economia statunitense. Allora, entriamo invece nel vivo della strategia che abbiamo impostato, insomma, quest'oggi insieme a voi, perché questo grafico, insomma, non dovrebbe essere la prima volta che ve lo faccio vedere, ma, come dire, sta lavorando particolarmente bene. È il grafico dell'S&P 500, sentiment ancora negativo. Perché lo guardiamo con interesse? Perché ci troviamo in un'area
che rappresenta insomma anche un minimo precedente. Lo abbiamo superato, questa era la linea tracciata sul grafico già da qualche settimana, ma stiamo a contatto con quel canale, con quel trend channel ribassista che ormai l'abbiamo disegnato da dicembre 2021, insomma sta accompagnando più o meno la discesa dell'indice statunitense. Qualora violato, ecco, a quel punto ci sarebbe come target quest'altra linea statica che abbiamo disegnato sempre diverso tempo fa a 4100 punti circa, quindi una fuoriuscita da questo canale sinceramente mi farebbe propendere per l'apertura di una strategia rialzista sull'S&P 500. Anche qui un target a 4100 punti, uno stop loss che lo imposterei subito dopo una chiusura sotto 3845 punti. Quindi anche qui lo vediamo anche abbastanza bene graficamente, il trade-off rischio-rendimento è sicuramente dalla nostra parte. Ecco, abbiamo disegnato, si sta delineando già la candela di oggi, siamo già sopra tale soglia. Diciamo che ci sarebbe un entry point anche a questi livelli. Speriamo che non scappi troppo la candela in chiusura, quindi doppia strategia: o entriamo subito a mercato oppure attendiamo la chiusura in close. Però l'operazione perlomeno adesso sta dentro, come detto, stop loss sotto 3845 punti. Allora, come sempre, secondo step, andiamo sul sito dell'emittente, quindi di UniCredit, per vedere da vicino quale potrebbe essere il prodotto più adatto per questo tipo di operazione. Amici, eccoci sul sito internet dell'emittente, in alto a sinistra andiamo su filtro, come sempre, tipologia di prodotto, mettiamo quei, flaggiamo quei turbo open end, andiamo per gradi, tipo di sottostante, mettiamo indice, sottostante, mettiamo il nostro S&P 500. Sottostante coperto da 20 prodotti, attenzione perché la categoria è bear e bull, quindi sia long che short. Se vogliamo andare a trovare solo i turbo open end con facoltà long, basta selezionare turbo open end call. Ce ne sono 7, con prezzo anche, no, orientiamolo per prezzo perché così andiamo a orientarli. Ricordiamocelo sempre con leva dalla leva più alta, quindi una leva decrescente. Allora, ovviamente, questi sono certificati a leva dinamica, ricordiamolo sempre, quindi varia la leva al variare della differenza della distanza tra il valore corrente del sottostante e il suo strike, quindi avremo una distanza da barriera più bassa, guardiamolo in questa colonna. Quando la distanza dalla barriera è più bassa, la leva sarà più alta. Questo è e il certificato ovviamente avrà un costo inferiore. Quindi già questo 3.700 sarebbe sotto il nostro livello di stop loss implicito, forse troppo vicino, forse troppo alta la leva, forse il certificato che potrebbe andare a genio sarebbe in realtà questo da strutturare per un'impostazione rialzista. Quindi questo è un turbo open end sull'S&P 500, questo è l'ISIN, lo trovate comunque nella descrizione di questo video. Prezzo lettera 3,71 euro, perché euro? Perché sono comunque prodotti espressi in euro, quindi oltre alla variazione del sottostante, attenzione anche all'euro-dollaro di cambio, ha anch'esso un impatto. Stop loss 3.535, quindi è sotto quel 3.845 punti, andando giù. È un certificato con una distanza dalla barriera di 9,25 punti percentuale, un effetto moltiplicativo di 10,38. Abbiamo, come sempre, tenuto traccia anche delle nostre precedenti comunicazioni, trade che sono andati tutti a target, quindi vi consiglio, come sempre, di rimanere connessi sui nostri canali social, Telegram in modo particolare, dove aggiorneremo tutte le strategie che comunque vi segnaliamo in questo appuntamento. Amici, quindi buona settimana, buon proseguimento di trading a tutti, occhi puntati sull'S&P 500, e noi ci vediamo sempre settimana prossima, sempre di lunedì, sempre con focus sottostante. Ciao a tutti!